Oggi siamo qui con la giornata mondiale del diabete, che in realtà era giorno 14. Oggi è il 20 novembre e c'è una bellissima giornata di sole in una location meravigliosa come la Valle dei Templi. E abbiamo infatti l'altra volta rinviato l'evento con grande dispiacere da parte dei ragazzi, ma con la gioia della mensa e della solidarietà, dove è andata a finire 50 kg di pane che avevamo appunto programmato per la giornata. E appunto dicevamo che è fondamentale rispetto al diabete la cura dell'alimentazione, la cura del benessere e soprattutto il movimento. Infatti oggi c'è questa bellissima passeggiata che sarà d'esempio per tutti, sia per grandi che per ragazzi. Siamo alla quinta edizione della passeggiata della salute qui nel magnifico parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi. Come ogni anno il dottore Parello è stato attento a recepire la nostra istanza. Quest'anno, oltre agli istituti di Agrigento, di Portempego, di Favara, di Aragona, hanno aderito anche delle scuole di Menfi e di Canicattì. Naturalmente, come sempre, i ragazzi della scuola alberghiera di Favara ci aiutano nella distribuzione e poi del pane caldo con l'olio extravergine, le spremute di arancia della ditta Riberella che ci danno sempre ogni anno. Purtroppo i dati sono abbastanza sconfortanti perché in Italia abbiamo 3 milioni e mezzo di soggetti con questa patologia. E quindi occorre sicuramente lavorare sugli stili di vita, perché è molto importante sia l'alimentazione sia naturalmente conoscere l'esordio di questa patologia, diabete di primo e di secondo tipo, e il movimento, ed è anche molto importante il movimento. Per questo per noi la passeggiata della salute è un momento importante, i ragazzi sono entusiasti di fare questa attività, ma naturalmente non dobbiamo limitarci alla giornata mondiale del diabete, ma occorre che ogni giorno che facciamo, andiamo in palestra o ci muoviamo con la bicicletta, perché evidentemente è importante un corretto stile di vita che naturalmente si collega anche al non fumo. Noi ci teniamo e aiutiamo anche i ragazzi che appunto vogliono smettere di fumare o che non cominciano a fumare. Sappiamo che la salute è un dono che Dio ha fatto a ciascuno di noi e come tale dono deve essere custodito e va amato anche il proprio corpo. È in questa passeggiata del benessere dove si mette in risalto il nostro corpo per poter migliorare le nostre condizioni di salute. Io rappresento un ente di promozione, Unione Sportiva Acri Sicilia. Per noi è una promozione dello sport a tutti i livelli e quando vengo chiamato in queste occasioni è sempre un piacere partecipare.